arrivare con il giusto spirito a questa partita, che per Parma è la partita. Cioè c'è il rischio che adesso, da domani, domani sera c'è la festa dei tifosi, penso che ci sarai anche tu, e 9 su 10 ti diranno la Reggiana. Ci saranno forse anche i giocatori e gli daranno la Reggiana. Il giorno dopo ci sarà lo striscione a fare allenamento, la Reggiana. La rifinitura a porte aperte, giustamente, tanti tifosi, la Reggiana. Già 2.000 che hanno comprato il biglietto, e sono tantissimi, ce ne sono 4.000, andranno esauriti in 3 giorni ancora, chi lo deve prendere si apprende. Insomma, c'è il rischio che si carichi troppo una partita così, cioè che una partita già di per sé così importante diventi, non so come... La linea è sottile, però cade a pennello la cena con i tifosi, cade a pennello che avete chiesto, perché la prima cosa che io sono arrivato, mi hanno detto se è possibile fare la rifinitura di sotto a porta aperta venerdì, no, domenica. No, domenica 18 è caro. Vabbè, quel giorno però ti fanno la rifinitura aperta e va benissimo, me, anzi. Però tutte queste cose sì, possono, però fanno piacere. La squadra sa, io so quanto ci tiene la città, quanto ci tiene il pubblico, i tifosi, per cui sì, c'è responsabilità, ci deve essere responsabilità. Tanto è, noi indossando, lavorando per il Parma, io, il mister, i miei collaboratori, il magazziniere, il massaggiatore, perché sono due importantissime per una squadra, devono sapere che ci tenete e ci teniamo tutti. Per cui è una responsabilità indossare questa maglia, soprattutto nel derby. Faremo il massimo, cercheremo di smussare degli angoli o delle piccole lacune per cercare di portare la squadra al top. Se io fossi un calciatore, a me farebbe piacere. Prima di tutto perché sono professionista e devo fare quello che... E poi farebbe piacere per il fatto che è una dimostrazione di affetto. Se non anch'io faccio fatica a lei, o se hai fatto tantissime squadre, sai anche tu, cioè, ci sono anche delle squadre dove non è possibile che i tifosi, o magari i tifosi non vogliono fare una cosa del genere, cioè prima di un derby, tutti allo stadio, alle finiture, quelle cose lì. Insomma, io sono delle cose costruttive, per cui anche una chiacchierata per i tifosi, tra adesso si può fare meno perché c'è, devi chiedere le autorizzazioni giustamente o non giustamente, però il tifoso, come dice lui, è giusto che abbia un contatto diretto con la squadra, con la società. Dal mio punto di vista, perché poi chi comanda il calcio dice no, bisogna regolarizzare, bisogna fare. È normale quando c'è il troppo stroppia in tutto, non solo nel calcio, ma nei rapporti con i calciatori. Però un confronto costruttivo fa bene, anche nei momenti difficili. Allora, non solo nei momenti, perché quando uno vince è tutto bello e tutto facile. Quando si perde, quando le cose non vanno bene, un confronto costruttivo tra squadra, dirigenza e tifosi, se tra persone serie, correte, aiuta per responsabilizzare tutti. Allora, qui abbiamo tantissimi.